Proteggi il tuo cervello. Promozione del pensiero creativo e prevenzione del cyberbullismo. Protect your brain. Promotion of creative thinking and prevention of cyberbullying. Logo dell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne. Logo Erasmus Plus, progetto Erasmus Plus KA226, Open Innovative Resources for High Quality Inclusive Digital Higher Education. Presentazione a cura della professoressa Carmela Mento. Buon pomeriggio a tutti. Mi avvio alla registrazione di questa lecture di un importante progetto internazionale in cui tutti noi abbiamo creduto moltissimo. Ringrazio i miei colleghi, il professore Pira e tutti i colleghi internazionali che hanno preso parte a questo importante progetto di divulgazione di metodi innovativi per la didattica. E mi avvio a questa presentazione e condivido con molto piacere presentandovi il tema. Allora, il tema è estremamente importante, è centrato sulla protezione del nostro cervello. Come possiamo proteggere il nostro cervello da una iperstimolazione? Anche come possiamo destreggiarci, ecco, in queste nuove tecnologie che mettono a rischio comportamentale molti dei nostri giovani ragazzi? Il target di questa metodologia altamente innovativa è stato sull'adolescente delle ultime classi, ad esempio dei licei, pensato negli istituti scolastici delle ultime classi, per la promozione di un pensiero creativo, critico e per la prevenzione del cyberbullismo. Quindi le azioni, diciamo, che abbiamo pensato possibili sono quelle di un apprendimento assolutamente innovativo, che è un apprendimento esperienziale, è un apprendimento che in prima istanza coinvolge anche i docenti e che in seconda istanza rende gli studenti attori principali di un apprendimento di nuove conoscenze che è assolutamente basato sui loro bisogni di vita. Quindi non è solo una mera trasmissione del sapere, delle conoscenze, ma è un apprendimento che passa attraverso nuove informazioni, più chiare informazioni, di ciò che accade nella nostra vita e che può crearci soprattutto disagio. Ecco perché dobbiamo assolutamente porre come docenti uno sguardo attento alle metodologie didattiche, che devono però essere centrate sui rischi anche comportamentali di questi ragazzi, perché dobbiamo creare dei bilanci molto chiari e un terreno assolutamente sicuro su cui muoverci, perché il nostro obiettivo è progredire e se vogliamo progredire dobbiamo però stare attenti ai costi e ai benefici, dobbiamo stare attenti ai rischi e ai benefici, perché quando ci muoviamo nella rete ci muoviamo in un bosco, quindi dobbiamo anche andare un po' attrezzati insieme a questi ragazzi e cominciare a pensare da adulti a chi abbiamo davanti: menti in formazione, menti in evoluzione, menti che si confrontano probabilmente con una modalità di apprendimento che è diversa da quello classicamente concepito da ognuno di noi come docente, cioè come trasmissione di sapere e come apprendimento di nuove conoscenze. E quindi mi sono molto interrogata su una possibilità di apprendimento che transitasse da quelli che sono i veri bisogni di questi ragazzi. Quindi nei vari seminari che sono stati proposti con questa scuola target di Messina in Italia, grazie all'incontro di questa mente sempre aperta alle nostre proposte, che il dirigente, professore Giovanni Pietro Latona, che ringrazio sempre per la sua apertura mentale ai progetti scientifici che proponiamo,
grazie anche all'accompagnamento di docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, come la professoressa Maria Luisa D'Amico, Yvonne Cannata e Claudia D'Anna, e grazie a un gruppo, devo dire, molto ricettivo di studenti, è stato possibile attraversare il tema del cyberbullo e del cyberbullismo. Attraverso nozioni classiche in un movimento tra passato e presente, secondo un apprendimento assolutamente attivo, centrato sui bisogni dei ragazzi, sulle problematiche che questi ragazzi vivono e indirettamente su un lavoro di skill competence che si basa sul riconoscimento dei comportamenti a rischio e dei messaggi, ad esempio, della violenza del linguaggio o del comportamento aggressivo ai fini di una grande prevenzione, perché sappiamo bene le conseguenze psicologiche di quello che una vittima di un comportamento di questo tipo si trova ad attraversare e le incidenze sul suo neurosviluppo, perché ogni evento è proporzionale anche all'età in cui noi lo possiamo vivere, lo possiamo digerire mentalmente, lo possiamo metabolizzare. E quindi la prevenzione delle conseguenze va dal rinforzo della propria autostima alla possibilità di credere in se stessi, alla possibilità di trovare soluzioni possibili, alternative di vita, di adattamento nei propri contesti, tra pari, nel contesto scolastico, che è il secondo contesto più importante dopo l'istituzione familiare, e nel contesto sociale, fino alla prevenzione, il nostro grande obiettivo, dei comportamenti più drammatici, come l'autolesionismo o addirittura il rischio suicidario. Quindi, diciamo, questa azione ad ampio spettro è possibile grazie ad una metodologia innovativa. Questa metodologia è una metodologia di apprendimento che anche altri studiosi promuovono, come ad esempio questo video esplicativo che consiglio di ascoltare, della professoressa Sancassani, e che è una metodologia di apprendimento in cui il docente si preoccupa dei risultati di apprendimento attesi, cioè di cosa effettivamente è l'obiettivo del nostro essere docenti efficaci, e che passa da obiettivi diversi, come le tassonomie di Bloom insegnano, che non sono solo cognitivi, ma sono anche affettivi e psicomotori. Ecco, penso ad esempio quando un docente entra in classe e pensa di trasmettere delle nozioni. Non può assolutamente, diciamo, scindere il suo parlare, trasmettere di tipo nozionistico con l'incontro dei volti, dei corpi che abbiamo davanti. Sono volti interessati, sono volti disinteressati, apatici, annoiati o addirittura distratti, con un atteggiamento comportamentale volto assolutamente all'assenza o invece alla presenza. Ecco, anche dal modo in cui una persona risponde all'appello, con questa parola estremamente importante nella nostra vita, che è essere presenti, che comunica presenza. Ecco, questo è uno degli obiettivi fondamentali che passa da questa triade importante nell'incontro con i nostri studenti e che, devo dire, riguarda anche noi e il modo in cui noi trasmettiamo queste conoscenze, il modo in cui un docente sente la passione per il suo mestiere. Un altro tassellino, un altro nodo importante in questa metodologia educativa è l'alternanza di testi scritti e digitali, perché dobbiamo probabilmente anche essere un po' più volti all'integrazione. E integrare il vecchio e il nuovo vuol dire anche volgerci ad un aspetto estremamente importante delle tecnologie, che è quello di essere veloci, essere connessi, avere ad acquisire in un minor tempo maggiori informazioni. E quindi le indubbie risorse del web che possiamo apprendere anche noi e che possiamo mettere a disposizione anche dei nostri studenti. E poi, estremamente importanti, l'aspetto degli apprendimenti esperienziali che possono e devono essere efficaci. Ecco, quante volte ci chiediamo se
questa lezione è stata effettivamente efficace. Ecco, un apprendimento efficace è un apprendimento contestualizzato, come dicono gli ultimi studi, cioè una forma di apprendimento in cui la nozione io la calo nell'hic et nunc del nostro presente e quindi nel senso dell'essere oggi. A cosa mi serve studiare questa cosa oggi? Ecco, indubbiamente possono esserci per gli studenti delle cose che li appassionano indubbiamente di più e questa passione passa attraverso un bisogno, non è solo una mera, diciamo, inclinazione. Lo studente che è più inclinato alle scienze piuttosto che a livello umanistico, ma è di più. È un concetto che può appartenere a tutti, è un concetto che si può differenziare, che ci può anche coinvolgere. Tutti, perché è calato nella realtà. È il modo, ad esempio, in cui io capisco che la logica passa dal pensiero matematico e passa anche da una migliore mia comprensione delle cose. Ed ecco che non c'è più solo un aspetto settoriale, la matematica, l'italiano, piuttosto che un'altra materia, ma è un aspetto interdisciplinare in cui ogni materia aggiunge un tassello nel mio bagaglio, nel mio portfolio, nel mio essere competente e quindi aperto a un mondo in continua evoluzione. E in questo importante processo di conoscenza, l'apprendimento esperienziale lo abbiamo messo al centro e come primo snodo fondamentale. L'apprendimento esperienziale nasce appunto nel momento in cui noi abbiamo scelto un target che è un target informativo, cioè come possiamo proteggere il nostro cervello dai pericoli della rete e come possiamo muoverci nei segni di riconoscimento del comportamento aggressivo in e offline, che non esiste solo l'aggressività tecnomediata, solo trasportata su un'altra dimensione, l'aggressività ci appartiene, ma che linguaggio ha l'aggressività? Quali sono i segni del comportamento aggressivo? Questo è molto importante a livello informativo e di competenza trasmetterlo anche ai più piccoli, perché il linguaggio del rispetto dell'altro passa da una mimica, passa da un'espressività, passa però dallo sguardo dell'altro, attento ai bisogni dell'altro, attento agli spazi dell'altro, rispettoso degli spazi dell'altro. Ed è una cosa che possiamo assolutamente imparare. Altro tassello, una promozione di un apprendimento cooperativo. La promozione dell'apprendimento cooperativo è un apprendimento in cui il mio modo di imparare può essere funzionale e di aiuto al tuo modo di imparare e insieme possiamo aggiungere un prodotto estremamente innovativo di apprendimento con la creazione di cose estremamente originali che possono anche essere spiegate ad altri. Ecco che questa metodologia promuove anche capacità di pensiero critico e creatività. Tutte le volte che noi lavoriamo sulla creatività e sul pensiero critico, noi lavoriamo aggiungendo piccole skill competence che nell'adolescente aggiungono un bagaglio importante al suo modo di procedere, che diventa un apprendimento originale, che passa anche dal pensiero divergente, che è estremamente importante, come il poter fare delle domande che aggiungono conoscenza, che aggiungono un pezzetto di sapere o produrre dei prodotti innovativi che aggiungono un'esperienza importante di quella nozione che andiamo ad acquisire nel nostro bagaglio di conoscenze. E poi infine la centratura dei bisogni attuali rispetto al problema. Perché? Non possiamo parlare appunto di bullismo classico, dobbiamo anche introdurre queste tematiche del cyberbullismo, visto il grande e diffuso utilizzo della rete dei ragazzi, ma anche alle possibili soluzioni. Uno sguardo attento alle possibili soluzioni è uno sguardo estremamente importante, perché mi comunica possibilità. E tutte le volte che noi viaggiamo nel regno delle possibilità, viaggiamo nel regno delle occasioni. L'occasione è estremamente importante perché apre varchi e comunica alle persone possibilità.
pensiamo a tutte le volte in cui abbiamo vissuto delle notizie o abbiamo sentito delle notizie estremamente drammatiche sugli adolescenti, come rischi altamente suicidari, comportamento autolesivo o addirittura il tentato suicidio o il suicidio stesso, estremamente drammatici, anche in questa età. E noi possiamo vedere come ci sia in questi casi l'isolamento, la tendenza a non chiedere aiuto, la tendenza a non vedere il futuro e non vedere le possibilità. Ecco, quindi tutte le volte che noi comunichiamo, educhiamo le persone a trovare le possibili soluzioni, stiamo lavorando indirettamente sulla prevenzione dei sintomi depressivi e sulla prevenzione di comportamenti di rischio. E questo in adolescenza è estremamente importante. Un altro aspetto del metodo principale, appunto, che abbiamo considerato, è la peer education, cioè un metodo che transita e passa attraverso i pari. Quindi l'innovazione è stata quella di coinvolgere i docenti tra i banchi e farli assistere ad una microformazione e informazione di un tema e lasciare sedimentare questi concetti all'interno di queste menti di un gruppo rappresentativo che poi ha creato a sua volta dei prodotti originali da esportare nelle classi tra pari. Questo modello è un modello di intelligenza basato estremamente sul pensiero critico che passa però dai loro bisogni fondamentali, dalle esperienze di alcuni di loro, che sono evidentemente più segnati rispetto ad altri, dalla sensibilità di alcuni di loro, che si accorgono di problematiche rispetto ad altri, o si accorgono di situazioni vulnerabili o sensibili, e quindi hanno ancora di più voglia di approfondire queste tematiche per prevenirle. Ecco che possiamo agire su quattro, diciamo, importanti livelli. Uno è il meccanismo di apprendimento attivo, che è basato, come dicevamo, sul bisogno dell'adolescente. L'altra è la prevenzione di comportamenti di dipendenza e rischio. E la promozione di skill competence, abilità sociali, dello stare insieme, dello stare in gruppo, ma anche abilità di controllo emozionale, perché indirettamente lavoriamo su come io mi sento in quella situazione, cosa farei in quella situazione, come agirei in quella situazione, e riconosciamo le nostre emozioni per poter agire su un controllo emotivo. L'aspetto del controllo o della disregolazione emotiva è un aspetto fondamentale che crea una linea di demarcazione tra la fisiologia, la norma e la psicopatologia del comportamento emozionale. Quindi è estremamente importante lavorare in quest'ambito di salute e preventivo. Infine, la promozione del pensiero critico e creativo, che come dicevo è un pensiero che è il pensiero delle possibilità, mi piace pensarlo così, delle occasioni e delle opportunità. L'opportunità è un varco che si apre, è una nuova via, è una possibile soluzione ed è tutto un lavoro estremamente contrario al sintomo depressivo, che è il sintomo anche della chiusura, della mancanza di visione del futuro. Tutti questi aspetti segnano questa metodologia, in cui in queste quattro importanti fasi questo metodo di approccio riguarda incontri di formazione, informazione su un tema ad hoc e indirettamente la promozione culturale di una tematica e il riconoscimento di necessità, bisogni, quindi una conoscenza che passa attraverso il bisogno dei ragazzi. In più, gli strumenti, diciamo, a corredo di questa metodologia possono andare dall'utilizzo di computer, PowerPoint, slide e anche la diffusione di materiale scientifico come l'accesso a biblioteche, emeroteche virtuali, articoli online, ricerche o dizionari sul tema che possono anche essere creati ad hoc con delle keywords rispetto al nostro apprendimento.
e fonti internet e web. Questi elementi possono essere offerti nell'ambito della formazione e informazione, ma anche possono essere messi a disposizione del gruppo target di studenti nella creazione dei loro prodotti originali e innovativi da esportare. Per quanto riguarda la cronologia, è possibile individuare una sessione informativa con il coinvolgimento dei docenti referenti e il gruppo target di studenti, e la realizzazione di questi prodotti può essere utilizzata nel contesto dei pari, con la trasmissione ovviamente delle conoscenze tra pari, che può essere fatta da un leader del gruppo che si preoccupa di esportare a livello personale il pensiero di gruppo e il lavoro di gruppo, e la supervisione del docente che offre i suoi consigli nel momento in cui i ragazzi lavorano in una modalità cooperativa. Un aspetto principale, diciamo, di questo metodo è stato estremamente importante. Qui sono segnati in maniera, diciamo, esplicativa due momenti della nostra sezione di apprendimento. Il modello che vedete come disegno generale prevedeva la trasmissione di alcune slide qui riproposte a livello esplicativo più avanti, come vi farò vedere, in cui è stato affrontato il tema del comportamento aggressivo e del linguaggio violento. Come riconoscerlo e quindi prevenirlo, come evitare situazioni a rischio. E a questo momento di apprendimento, i docenti diventano anche studenti a loro volta. Quindi, diciamo, questo modello formativo, informativo, viene esportato e dedicato anche a loro. Quindi un momento estremamente importante, significativo, in cui anche loro possono fare delle domande, anche loro assistono alle lezioni, alle implementazioni scientifiche, alle fonti di ricerca. È un momento invece che transita dall'individuale al gruppo, nel momento in cui i ragazzi mettono giù in questo gruppo target delle idee che passano da un focus di rilevazione di alcuni bisogni fondamentali, delle loro necessità di dare uno sguardo un po' più focalizzato su quelle che sono effettivamente le problematiche che vivono, o addirittura di prevenire e voler prevenire alcune situazioni che loro ritengono non essere delle situazioni buone per la loro vita, per i loro compagni, per il vicino di banco che vedono soffrire, o per alcune situazioni che a loro non vanno e che creano disagio. Quindi all'interno di questa metodologia è una metodologia estremamente olistica che dà uno sguardo al pensiero convergente ma anche al pensiero divergente, perché ognuno di loro diventa portatore unico, irripetibile, originale di un bagaglio importante che transita da un bisogno estremamente soggettivo. Ecco che la possibilità di prendere questa metodologia ed esportarla all'interno di un piccolo gruppo è far lavorare in maniera originale le menti dei singoli, che diventano a loro volta informatori di altri gruppi tra pari, è un modo e un canale assolutamente preferenziale di trasmissione del sapere. Aumenta le competenze, dà la sensazione di essere più competenti, più informati, più sicuri nell'affrontare il mondo e le cose. È un apprendimento non solo esperienziale, ma penso anche estremamente vivo, in cui ognuno di loro si sente con molto benessere parte integrante di un sistema culturale importante. Ecco che possiamo fare una mappa, ad esempio, in cui una delle nozioni fondamentali è che
le urla, le grida, il linguaggio alto non solo non educa, ma anche non avvicina. Le urla assordano il cuore, distruggono il rispetto, bloccano il pensiero, alimentano aggressività. E ci siamo soffermati molto su questo aspetto, in cui due persone hanno la necessità di urlare per farsi ascoltare. In realtà non sono distanti. Quando gridiamo, quando vogliamo distogliere qualcuno, appunto, quando vogliamo richiamare la sua attenzione, ma siamo effettivamente distanti o siamo vicini a queste persone? Perché dobbiamo gridare se siamo vicini? Che tipo di emozione c'è dietro le grida? Ecco, questa è una delle modalità riflessive estremamente importanti e basate sulle emozioni, perché dietro le parole ci sono delle emozioni. E l'aggressività, la rabbia, l'impulsività sono tutto uno dei pattern importanti del comportamento aggressivo da riconoscere con l'informazione, con la decodifica del contenuto, cioè che cosa effettivamente sto veicolando? Voglio che mi ascolta o in realtà non mi sento ascoltato? Sto veicolando malessere, disagio, delusione? Qual è il significato? E anche il riconoscimento appunto delle emozioni, come le emozioni negative. E tutto questo in un'ottica preventiva, appunto di rompere questo circuito della violenza del linguaggio, come abbiamo descritto anche in alcuni dei comportamenti in cui la violenza è nel linguaggio, non nei gesti, è nella mente, come il comportamento ostile, il silenzio ostinato, uno sguardo denigratorio. E abbiamo descritto anche in questo testo, che si intitola Gabbie di parole. In questo diagramma di Venn, a livello teorico, noi partiamo da questi due concetti che sono estremamente interconnessi. Il concetto 1 e il concetto 2 sono interconnessi nel momento in cui noi pensiamo alla comunicazione non solo come un veicolo informativo, ma come un accesso alla relazione con l'altro. Quindi, non possiamo tralasciare lo spazio che c'è tra me e l'altro, non possiamo tralasciare le parole, le frasi che scegliamo, il tono di voce, ma neanche la dimensione corporea, il modo, l'atteggiamento in cui noi veicoliamo apertura o veicoliamo chiusura mentale. E l'intersecazione con il concetto 2, quando parliamo di comunicazione, noi non possiamo non considerare gli aspetti non verbali, cioè che cosa effettivamente noi non stiamo dicendo a parole. Tutto questo aspetto di informazione e decodifica del messaggio è stato un aspetto importante del lavoro informativo, formativo. Certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Mantello, asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ecco, questo è uno degli esempi in cui i ragazzi hanno voluto mettere in scena uno dei setting che loro vivono nel momento in cui la mancanza di rispetto o il comportamento aggressivo poteva essere pensato in un contesto molto semplice come quello di un gruppo classe. E nell'analisi ad ampio spettro di tutta una serie di comportamenti aggressivi, uno di questi è uno di quelli su cui intendono dire stop, è questo, concependolo come un comportamento negativo, denigratorio, di derisione, vissuto appunto nell'offline della loro vita vissuta, della loro vita quotidiana.
Nel soffermarci sulle parti della comunicazione, effettivamente noi abbiamo potuto analizzare con una carrellata ciò che tutta la letteratura sulla comunicazione anche evidenzia, cioè sull'aspetto che effettivamente non sono solo le parole, ma anche i gesti ad essere da noi difficilmente dimenticati quando sono aggressivi. E un altro aspetto importante ha riguardato la difficoltà di decodificare il comportamento dell'altro, quando questo molte volte presenta una maschera rispetto alle sue reali intenzioni. Ecco, questo è effettivamente uno degli aspetti più significativi nel momento in cui noi possiamo con più facilità riconoscere dei segnali verbali e non verbali, cioè comportamentali, anche possiamo avere delle difficoltà, questo perché dobbiamo negarlo, nel riconoscere effettivamente in modo chiaro cosa c'è dietro un comportamento estremamente, diciamo, ostentato, come quello del complimento ostentato, e di tutta una serie di cose che nascono appunto anche dalle loro osservazioni e dalle loro, vite. Com'è la scuola? Benissimo, giornata stressante, a voi? Ah, bene, dai. Vabbè, dai, ti puoi riprendere il prossimo anno. Speriamo. Va bene, dai, ragazzi, ci aggiorniamo per domani. A domani. Ciao, a Ciao, domani. Ma bellissima, ma stasera che fai? Sei stupendo. Ma ce l'ho dal tuo numero. Come ti chiami? Io ho scritto su Instagram, non mi risposto. Ah, sei bellissima. Dai, ma stasera insieme a me. Ma che fai tu? Ma secondo te è una cosa normale aprire il sondaggio? Ma io volevo fare la confezione. Va bene, scusa. Grazie. In questo video è stato possibile vedere con tanta densità quello che passa anche da momenti di vita reale, vissuta, situazioni che diciamo, possono ferire, possono far sentire ad estremo disagio, possono minare, ecco, l'autostima personale. Sappiamo quanto sia importante per i ragazzi ed è uno dei temi prevalenti, quello del body shaming, quello di denigrazioni che passano attraverso il corpo. E il corpo di un adolescente è un corpo in transito, in continua evoluzione. È un corpo con cui si confronta e molto disagio può nascere da un corpo con cui mi confronto a velocità elevata, ad esempio. Ci sono degli adolescenti che cambiano rapidamente e si trovano ad abitare un corpo nuovo. Ecco, il rispetto che passa attraverso il riconoscimento dell'altro, la gentilezza, la delicatezza, la capacità di riconoscere i confini dell'altro sono estremamente importanti. E trovo molto significativo il fatto che i ragazzi siano transitati da aspetti di vita reale ad aspetti dell'offline, perché è estremamente importante anche per noi considerare che è con la vita reale che ci confrontiamo poi ed è dalla vita reale che nasciamo. Quindi questo è estremamente importante comprenderlo. Ecco che risulta significativo riconoscere anche lo stile aggressivo, l'educazione che passa attraverso uno stile aggressivo, il contesto che possiamo respirare nella modalità di parlare di uno stile aggressivo, che non è assolutamente normale, non è usuale, perché molte cose si possono dire anche senza l'aggressività. Quindi da un aspetto, verbale siamo passati ad un aspetto di decodifica in cui il dialogo, la distrazione, la distruzione e l'inganno potevano essere altre forme di aggressività, non agita, manifesta, vissuta, ma anche delle parole.
estremamente forti, fatte in modo denigratorio, con una indicazione anche denigratoria, possono effettivamente risultare come degli schiaffi. E la capacità di muoversi all'interno di decodifiche di questo tipo, dove non siamo noi ad essere inadeguati, ma probabilmente l'altro che ci sta facendo sentire molto a disagio, è estremamente importante ed è stato importante anche per loro. Sono sempre stata una persona genuina, ho sempre guardato la vita al di fuori. Proprio come fa un regista nel suo stesso film, non lo vive recitandolo, ma solo guardandolo dall'esterno e giudicando se va bene. Però c'è questo gioco che faccio spesso con... Beh, non so come definirli, amici. Quando li vedo mi nascondo e se mi beccano mi picchiano. Ma tranquilli, è solo un gioco, loro ridono. A volte mi mandano messaggi, non dicono parole carine. Ma tranquilli, è solo un gioco, loro ridono. Pubblicano foto mie con delle descrizioni un po' assurde, come ad esempio: la chiattona oggi è di cattivo umore. Ma tranquilli, è solo un gioco, loro ridono. Mi prendono in giro mentre tutti quanti mi guardano. Ma tranquilli, è solo un gioco, loro ridono. Beh, questo gioco non mi piace più così tanto. Mi chiedo quale virgola mi son persa, che dettaglio non ho visto. Come mai loro ridono e io no? Sai, oggi ti parlo, ma tu non puoi più ascoltarmi, perché io non ci sono più. Quel gioco chiamato bullismo mi ha snervata così tanto che alla fine non ho più voluto farne parte. Ecco, questo video è estremamente forte, riguarda invece altri aspetti molto più forti. Sono dettati dalle conseguenze, perché non tutti i ragazzi riescono a dire quello che stanno vivendo a livello profondo, nel loro profondo disagio, delle loro stanze, delle loro interiorità o delle stanze più importanti, che sono le stanze del sé, la stanza, quella parte di noi in cui ognuno di noi si rifugia, che è la più vera, la più autentica, il modo estremamente vero, forte, in cui solo ognuno di noi sa come realmente sta rispetto alle tante maschere che può utilizzare nel sociale. Alcuni di loro hanno evidenziato infatti la difficoltà di essere effettivamente loro stessi, che poteva nascondere un profondo disagio in realtà su temi che loro conoscevano molto bene. Temi molto forti, temi che hanno segnato alcuni di loro, dimostrando una grande sensibilità. Ed è stato molto delicato e molto bello vedere come ognuno di loro, in modo diverso, assolutamente unico, si apriva piano piano a questo tema, passando da iniziali difese a momenti di reale interesse. Perché sono delle situazioni che transitano da un disagio in cui le persone sanno effettivamente di che cosa stanno parlando e capiscono l'importanza di formarsi adeguatamente, di prevenire quelli che sono effettivamente i rischi più importanti di questi fenomeni così dilaganti. Qual è stata poi l'idea importante, l'idea che possiamo apprendere che cos'è lo stile comunicativo aggressivo e creare un po' delle keyword, una sorta di checklist rispetto a che cos'è il comportamento rabbioso e quindi che cosa vuol dire puntare il dito, agitare le braccia o una gestualità rabbiosa, come invadere lo spazio dell'altro mentre sto parlando, il volto aggressivo con lo sguardo diretto e minaccioso, cupo, o la voce aggressiva, le urla, grida, il tono di voce estremamente alto, o il contenuto aggressivo come minacciare, deridere, denigrare. O la manipolazione più subdola, quella che non passa attraverso gesti evidenti, ma quella che non lascia spazi di libertà, non lascia spazio nel poter esprimere la propria opinione, che è una grande libertà. Poter dire quello che si pensa è una grande libertà, che ognuno di noi dovrebbe avere il diritto ad esprimersi e ad avere.
Ecco che anche la creazione di queste checklist di apprendimento diventa estremamente importante. Quindi possiamo fare anche una verifica e pensare a una verifica dell'apprendimento sul comportamento aggressivo rispetto a questa lezione? Vi va? Sappiamo riconoscere i volti dell'aggressività? Ecco, in prima istanza abbiamo utilizzato un metodo informativo, saper utilizzare internet, conoscere i rischi, sapere dove si sta navigando o quali rischi andiamo incontro immettendo un contenuto, un messaggio, una risposta, un commento ad una persona o una foto su internet. A quali rischi andiamo incontro? Cosa stiamo facendo? Riconoscere le emozioni negative, imparare la capacità di ascolto, che è una capacità che si può imparare e che si può sempre migliorare, basata su un ascolto attivo, interessato, non solo a quello che io sto comunicando, ma a quello di cui l'altro ha bisogno, o quello a cui l'altro mi sta indirizzando, cioè che cosa mi vuole comunicare in quel momento, che tipo di bisogno ha. E possiamo imparare assolutamente una comunicazione efficace, effettivamente sì. Ecco che abbiamo dato ai nostri ragazzi degli apprendimenti collaterali estremamente importanti in termini del loro portfolio e delle loro skill competence. Se dovessimo infatti tradurre questa slide, possiamo dire che urlare, denigrare, utilizzare l'altro, violare i diritti dell'altro, avere un comportamento aggressivo con i gesti, con la voce, o un'aggressività cognitiva come un'ostilità, un muro di gomma rispetto a quello che dice l'altro, o il rancore, che è una tendenza rimuginativa anche a stare nella stessa situazione, nella stessa dinamica, a non modificare ad esempio il proprio pensiero, o avere zero capacità di ascolto, essere, come dicono spesso i ragazzi, game over rispetto ad una relazione o ad un atteggiamento che non è di apertura, ma è certo di chiusura rispetto all'altro. Comunichiamo disinteresse. Cosa abbiamo anche recuperato? Abbiamo recuperato parti dell'intelligenza emotiva con questo lavoro diretto e indiretto sulle emozioni. Percepire le proprie emozioni, comprendere le proprie emozioni, usare le emozioni per facilitare il pensiero, gestire le emozioni, fa parte del nostro quoziente emotivo, capacità importante nell'intelligenza, nell'empatia, nelle capacità di leadership, di cui Daniel Goleman ha parlato con estrema chiarezza rispetto anche a tutte quelle che sono le componenti dell'intelligenza emotiva. Guardate quante sono e quanto sono importanti, come l'autoconsapevolezza, essere più consapevoli di noi stessi ci rende più forti, l'empatia, l'autocontrollo, le abilità sociali, la motivazione. Se io so chi sono, posso autoregolamentarmi. Aumento la motivazione rispetto a un compito perché conosco meglio le mie capacità, le mie competenze, ma vedo anche in modo tangibile i miei progressi. La capacità di realizzare un'opera come un corto, un video da parte di questi ragazzi li rende più consapevoli, aumenta la loro autostima, gli dà la possibilità di tradurre in pratica le loro idee ed essere efficaci per qualcun altro. Nel momento in cui io faccio questo, non aiuto solo me, aiuto N persone che vivono quei momenti, che vivono quelle stesse situazioni. Quindi noi possiamo usare un moltiplicatore della nostra intelligenza, possiamo usare una intermittenza che raggiunge tante assonanze, che aumenta il nostro connettoma, che ci rende più relazionali e che ci connette alla nostra radice fondamentale, che è la relazione, perché noi siamo esseri in relazione e per quanto viviamo con menti tecnomediate, nulla può sostituire quello che ci restituisce in termini di energia, di sensazione, di emozione, un abbraccio, lo stare insieme, l'attività cooperativa, l'essere insieme in termini di abilità e competenze anche sociali.
E quindi ecco un modello che ha attraversato anche l'alfabetizzazione emotiva, perché noi su questi quozienti possiamo incidere, possiamo agire, li possiamo promuovere e documentare. Un lavoro che non solo trasmette conoscenze, ma transita a livello trasversale attraverso l'alfabetizzazione emotiva, rende le persone più competenti e più forti, perché dà un nome alle cose. E molte volte il disagio nasce da questo, dalla impossibilità di dare un nome a ciò che ci accade e ci sentiamo sopraffatti. Davanti agli eventi, come spesso dico, noi abbiamo due possibilità. Possiamo guardarli o possiamo negarli, ma nell'uno o nell'altro caso il confronto con l'evento è lì. L'unica differenza è che nel primo caso noi lo possiamo gestire, elaborare, affrontare, integrare nella nostra vita e l'aspetto dell'essere digeribile ci rende più forti. Oppure dall'altra parte noi ne possiamo essere sopraffatti e farci attraversare, e questa è la via probabilmente più delicata del disagio, in cui questo disagio può diventare anche un disagio somatico nel momento in cui io non ne riesco a parlare e comincio a stare male la mia pancia, comincio a stare male la mia testa, comincio a non capire cosa fare di questo dolore o come trasformare questo dolore, perché non basta vedere il dolore. Dobbiamo anche capire come fare perché non ci faccio male. Quindi tutto questo, diciamo, è stato integrato in un modo in cui è stato possibile insegnare a capire meglio se stessi e anche gli altri sul piano emotivo. È un lavoro quindi che è un lavoro transitato da un aspetto estremamente importante, che è l'aspetto della prevenzione. L'aspetto della prevenzione dei comportamenti a rischio, challenge, diciamo, comportamenti in rete, ci danno molto la misura di come effettivamente alcuni ragazzi non sappiano destreggiare bene questi strumenti. Il secondo rischio forte è la dipendenza, e un corretto uso di questi strumenti può assolutamente prevenire forme di dipendenza in cui siamo incatenati, in cui la nostra libertà viene meno e non è solo un fatto di tempo, in cui noi sottraiamo ore di vita vissuta, di possibilità infinite di cose da fare, ma sottraiamo anche ore al nostro cervello, incapsuliamo il nostro cervello in schemi rigidi e quindi siamo contrari a tutte queste modalità di cui abbiamo parlato fino ad ora, del pensiero creativo, del pensiero divergente, del pensiero originale, in cui ognuno di noi può essere un produttore di cose innovative, di possibilità, di occasioni, di opportunità. L'opportunità è una parola estremamente importante, probabilmente la keywords più importante di tutto questo video, che non è l'opportunismo, cioè una condizione dettata da una situazione in cui ricaviamo il meglio in quella situazione. L'opportunità è una via che ci apre il futuro, è una dimensione della possibilità in cui ognuno di noi può essere inserito e avere l'occasione di diventare effettivamente migliore rispetto a una condizione precedente. Ecco, credo che questo sia il tema fondamentale di una scuola attiva, di una scuola che promuove benessere oltre che conoscenze. E quindi sento di cuore un grazie speciale non solo al professore Pira, che mi ha dato la possibilità di lavorare in questo importante progetto internazionale e di conoscere dei colleghi internazionali con tutte le loro metodiche di apprendimento attivo nei loro contesti della didattica, ma anche a questo istituto, che è stato un istituto target e che grazie al loro dirigente, alle referenti di questi temi fondamentali, le docenti che vivono con i ragazzi questi temi fondamentali, la professoressa D'Amico, la professoressa Cannata, la professoressa Danna, che sono sempre delle menti molto aperte e disponibili a mettersi in gioco. E infine un grazie speciale a dei ragazzi speciali,
target del nostro progetto che hanno esportato, diffuso, messo in cooperazione e in connessione le loro idee per creare delle cose estremamente originali che passano dai loro bisogni. Quindi vi ringrazio per questo, per questa video lecture, spero sia stata importante e anche, diciamo, un'occasione di riflessione su temi estremamente importanti del mondo in cui viviamo e soprattutto per le menti adolescenti in evoluzione dei nostri ragazzi, ma anche per le nostre, per essere dei docenti più efficaci in ciò che trasmettiamo e nella produzione di nuove forme di conoscenza, ma anche di benessere mentale. Quindi grazie. Titoli di coda. Presentazione della lezione, professoressa Carmela Mento. Montaggio, Umberto Spaticchia.